Un saluto ai telespettatori di TVA Vicenza, un caloroso saluto da Sergio Labella. Salutaria sono le cose che si occupano del benessere e quindi la prima di queste è quella di eliminare delle cose che portano invece malessere. Questa sera parleremo di un fenomeno che si verifica talvolta negli ambienti di lavoro e che è un elemento che porta veramente grande disagio. Questa sera parleremo di mobbing. Di mobbing parleremo con due ospiti gradite che sono Maria Cristina Strocchi, che è una psicologa, psicoterapeuta ed è presidente dell'associazione Volere è Potere. Un gradito ritorno. Grazie, dottoressa. Grazie. E l'avvocato Ilaria Foletto, che è specializzata in diritto del lavoro nel pubblico impiego. Benvenuta a Buonasera. Salutaria. Quindi, per entrare subito nell'argomento, perché il mobbing ormai è una parola che fa parte, insomma, del vocabolario comune, ma in realtà qual è una definizione univoca, avvocato Foletto? Beh, intanto dobbiamo dire che la chiamiamo mobbing in Italia è il terrore sul lavoro, così lo definisce uno dei più e dei maggiori esperti di mobbing da un punto di vista dell'aspetto psicologico. Quindi ha anche, secondo me, un'efficacia nel termine molto più dirompente rispetto a mobbing, che sembra una cosa più lontana. La Cassazione negli anni dice che il mobbing è un insieme di comportamenti, quindi non uno solo, ma un insieme di comportamenti che magari singolarmente presi sono anche legittimi, sono leciti, avvenuti all'interno dell'ambiente di lavoro, preferibilmente da un soggetto che ha una posizione di potere rispetto ad un altro, quindi non tra colleghi di pari grado, ma comunque con una posizione di supremazia gerarchica, e che nell'insieme fungono con un intento persecutorio, con la volontà poi di estromettere, escludere, ghettizzare, isolare il lavoratore fino addirittura a quello che può essere il licenziamento o le dimissioni, creando un disagio psicologico che ha ricadute anche sociali, di disagio anche familiare per il mobbizzato, perché quello che è il percorso di disistima e anche se vogliamo di accanimento sulla personalità e sulla sensazione di negligenza, di incapacità, è veramente perdurante, è continuativo e quindi riduce Certo, allora, quindi notevolmente. diciamo, il mobbing si delinea intanto con alcuni riferimenti che sono l'ambiente di lavoro, Sicuramente. diciamo, la gerarchia che ci deve essere tra il mobber e il Il mobbizzato, mobbizzato. e che l'atto non sia unico Non ma sia che unico. sia ripetuto. Sì, Ecco. Per cui sicuramente. l'ambiente di lavoro. Ma il lavoratore, ecco, nel suo comportamento, nel suo normale rapporto con i superiori, quali sono le occasioni per cui cade in questo fenomeno? In realtà, ecco, non esiste una situazione specifica da poter cristallizzare un momento o una situazione unica. Ci sono diversi motivi. Quello che è un po' l'esame che si rileva dalle casistiche è che nasce magari a volte da invidie banali, da gelosie, da anche la paura del fatto che l'altro possa essere un rivale, professionalmente parlando, per cui possa prendere il trasferimento, possa togliere il trasferimento piuttosto che ottenerlo quando richiesto, piuttosto che possa avere un passaggio di carriera che lo rende con una posizione economica maggiore e a volte anche per una difficoltà di accettare il diverso, ma nel senso proprio più generico e più ampio, anche solo la posizione sociale dell'altro, la posizione culturale, o anche perché a volte, questo accade spesso nel pubblico impiego, perché si rivelano e si violano leggi non scritte all'interno dell'ambiente. Quello che diventava una consuetudine che tutti tacitamente accettavano, nel momento in cui tu vai a scoperchiarla, vai a evidenziarla, crea effettivamente una Momento di ribellione, tra attrito, virgolette, per quindi. cui fa scatenare un certo tipo di comportamento. Ecco, allora, dottoressa Strocchi, il mobbing per chi lo subisce provoca un malessere. Ecco, questo è, diciamo, prevalentemente psicologico. In che cosa consiste? Che cos'è che subisce il mobbizzato? Intanto subisce una violenza psicologica. Solo in un caso che ho trattato la vittima ha subito una violenza fisica, nel senso che questo
suo superiore di grado gli ha dato un'attestata e lo ha costretto ad andare al pronto soccorso. Però in genere è una violenza psicologica in cui la persona viene continuamente sottovalutata, ignorata, addirittura spostata dal suo posto abituale di lavoro, magari anche isolata a non far niente, per cui questo porta a una perdita di autostima. Cioè. Anche perché nell'ambiente di lavoro uno passa parecchie ore, diciamo che la maggior parte delle ore della giornata le passa lì. Quindi voi capite che una persona che viene isolata, gli viene tolta la mansione, viene messo da solo, viene continuamente svalutato, addirittura anche umiliato, comincia a stare veramente male, a avere crisi d'ansia. Senso di depressione, di fallimento. E il fatto di avere una disistima sia personale ma magari anche quella di amici o del partner che inducono a dire ma reagisci, fai quando magari le condizioni sono del tutto avverse. Ecco, tornando agli aspetti legali del fenomeno, e come si configura dal punto di vista legale? Ecco, cioè una persona ritiene di subire del mobbing. Poi le condizioni che lo rendono reale dal punto di vista giuridico quali sono? Che cos'è che si accerta? Si accerta il famoso, o almeno famoso perché nel settore LAM, nel senso proprio questa lesione accertata di mobbing, quindi c'è una quantificazione di questo danno, che tra l'altro è tutta una procedura molto complessa perché appunto non è un danno unico, ma prima di tutto bisogna accertare i comportamenti e il nesso causale. E la cosa più difficile a volte sono i comportamenti, nel senso che il lavoratore spesso non ha la prova. Perché puoi farlo tramite prove documentali piuttosto che anche testimoniali, però bisogna sempre ricordare che il lavoratore difficilmente riesce a trovare testimoni che possano venire a perorare la sua tesi contro il datore di lavoro. E quindi il lavoro grosso è proprio rispetto alla prova documentale o alla prova in generale. In realtà, tra l'altro, il mobbing stesso prevede che ci sia una continuità, addirittura non è mobbing fino a prima quasi dei 6 mesi. E i comportamenti devono essere continuativi, ma nel senso quasi di una volta alla settimana. E questo vuol dire però anche la cosa più subdola, per cui la mancanza di saluto, la critica dietro le spalle. Il mobbing è un fenomeno che diciamo si ha in una relazione individuale, oppure è ancora peggio quando questo avviene in maniera pubblica? È tipicamente uno ad uno, spesso è uno a uno con questo ruolo gerarchico. Le statistiche però dicono anche che per esempio accade di più nel pubblico impiego che non nel rapporto privato, e accade di più spesso nell'impiegato. E allora francamente, per l'esperienza che ho visto io delle persone, che in realtà ho visto che l'ambiente pubblico è anche molto compatto, per cui a volte si crea una sorta di mobbing tacito, perché chi lo fa neanche si accorge di far parte di questo brutto gioco, dove appunto altri soggetti, che magari quelli sì sono pari grado al mobbizzato, decidono di prendere posizione contro quello che è il superiore gerarchico piuttosto che quello che ha innescato il meccanismo, a volte per convenienza, a volte perché non si accorgono appunto della cosa che è molto più grande di quello che pensano, per cui può capitare assolutamente, purtroppo, che quasi, non dico tutto l'ambiente, ma parte dell'ambiente dell'ufficio, perché comunque richiede che ci sia questo isolamento, per cui gli altri devono prendere posizione, non è lasciato che gli altri si facciano gli affari loro rispetto a quella situazione lì, proprio perché appunto si vuole che venga ghettizzato. Certo, ecco, abbiamo stabilito quindi alcuni criteri di riferimento per capire assieme ai telespettatori che cosa sia il mobbing. Dovremmo magari fare una disamina per vedere che cosa invece non è mobbing, perché come diceva l'avvocato Foletto, magari il mobbizzato non si rende neanche conto, o si rende conto quando il fenomeno è avanzato, di subirlo. Però magari può esserci anche il fatto che una persona possa ritenere di essere mobbizzata, ma magari non lo è. Però prima di affrontare questo argomento diamo per qualche istante la linea alla regia per i consigli pubblicitari. State con noi, a fra poco. Clinica Dentale è una realtà consolidata sul territorio nazionale. Avere delle grandi strutture interconnesse è il nostro must.
A partire dalla sua fondazione, si è pensato a un'organizzazione capace di fornire servizi a 360 gradi nel campo della odontoiatria e specialità affini. Non solo cure, ma servizi costruiti attorno alla persona. Sempre più le nostre cliniche tenderanno a distanziarsi dal concetto tradizionale di studio dentistico, perché abbiamo i migliori professionisti con le tecnologie più aggiornate. Perché ogni caso viene discusso in equip e trattato da specialisti. Perché puoi usufruire di anestesisti per rendere la tua seduta un'esperienza piacevole. Perché se vuoi finire tutto in giornata, siamo convenzionati con alberghi e ristoranti. Perché siamo attenti alla tua integrità attraverso sistemi di sterilizzazione unici nel nostro settore. Perché il nostro call center ti ricorderà la scadenza dei richiami e potrai scegliere la sede più vicina a te. Perché ti siamo vicini economicamente, non solo nei pagamenti. Perché il risparmio è derivato dallo studio dei processi e non fatto sulla qualità dei prodotti. Perché scegliendo noi mantieni posti di lavoro in Italia. Perché siamo aperti anche quando gli altri sono in vacanza. Perché abbiamo fondato una scuola. Se sei unico, non ci sono docenti che te lo possano insegnare. Perché ti aspettiamo quando finisce il tuo turno di lavoro. Perché teniamo al tuo tempo e alla qualità del tuo tempo, con la puntualità e i servizi. Perché i tuoi bambini si sentiranno a casa. Perché siamo abbastanza piccoli per chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale, Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita. Eccoci rientrati in studio a TVA Vicenza, stiamo parlando questa sera con le nostre ospiti del fenomeno del mobbing. Abbiamo individuato quali sono alcuni aspetti che caratterizzano il fenomeno e quali siano le condizioni per cui esso sia riconoscibile. Vediamo adesso quali siano un pochettino le cause che hanno ingenerato una conflittualità tale da portare a fenomeni piuttosto violenti, anche se magari non sempre fisicamente, ma psicologicamente sicuramente sì, come quello del mobbing. Allora chiederei alla dottoressa Strocchi, secondo lei la società o qualche cosa è avvenuto per cui la convivenza nell'ambiente di lavoro è diventata molto conflittuale? Certamente, come accennavo prima, il fatto che la persona tende a pensare a se stessa, quindi c'è questo isolamento, questa tendenza a non aiutare chi è in difficoltà perché la società richiede prestazioni continue, sì. Quindi tu devi essere sempre all'altezza delle situazioni, devi essere in gamba, devi essere sorridente, quindi la gente non vuole perdere tempo con persone che stanno male. Per cui le persone hanno tre tipi di reazione. La frustrazione che genera rabbia, o la rivolgono verso se stesse e quindi si deprimono, infatti è in aumento la depressione, oppure la persona tende a distrarsi con droghe, gioco, alcol, oppure la persona diventa violenta verso gli altri. Quindi la vittima di questa violenza nell'ambiente di lavoro è quella che non si conforma, come diceva l'avvocato prima, alle regole. Mi è capitato, per fare un esempio concreto, questa ragazza che lavorava in uno studio, sì. Le sue colleghe, tra cui quella di superiore di grado, erano delle pettegole, quando entravano le clienti, guarda quella che è grassa, guarda quella che è brutta. Lei invece era una persona che badava a fare il suo lavoro, cioè. Chiaramente
non si conformava alle regole delle altre ed è diventata vittima di mobbing. Oppure, come nel caso di una testimonianza che mi è stata offerta, una persona molto brava, un certo Fabio, dirigente di un'importante azienda che aveva numerose qualifiche. Ci descrive un pochettino questo caso. Ecco, questo è molto significativo perché l'ex collega, nonché responsabile delle risorse umane, lo chiama per invitarlo qui a lavorare a Vicenza e dicendogli: caro Fabio, nella nostra grossa azienda abbiamo bisogno del tuo cervello e tu lavorerai a fianco a me. Cosa succede però? Che quando questo Fabio accetta di venire a lavorare con il responsabile delle risorse umane, essendo molto bravo, molto professionale, ha suscitato le invidie. E questo che cosa ha cominciato a fare? A bestemmiare, a mettere le scarpe sulla scrivania di fronte a Fabio, ad urlare al telefono, a fumare continuamente, cioè a fargli una serie di dispetti. Siccome purtroppo Fabio aveva, purtroppo si era ammalato di tumore, non lo sapeva, ma dagli accertamenti è emerso questo, ha fatto un periodo di malattia. Quando rientra, il capo delle risorse umane gli dice: ma io devo considerarti un uomo sano o un malato da far fuori? Quindi rendetevi conto della situazione psicologica di questo, che già era stato vessato prima. Scopre di avere una malattia, viene trattato in questo modo. Poi che cosa succede? Viene, senza nessuna spiegazione, deprivato del telefonino, dell'auto aziendale, del computer, messo in un ufficio con cui non faceva nulla e in cui gli è stato detto: guarda, stai pure qui, guarda il soffitto, tanto prima o poi sarai scaricato. Fabio, purtroppo, date anche la sua situazione fisica, perché poi chiaramente il danno, la violenza ha delle ripercussioni anche fisiche, perché uno comincia a non digerire, a star male, ha avuto quindi un peggioramento del male finché è morto. La testimonianza mi è stata data dalla sua compagna. Quando è che una persona scambia per mobbing una relazione che magari può essere conflittuale occasionalmente oppure semplicemente perché talvolta dobbiamo anche ammettere che ci sia qualche comportamento manchevole da parte del subordinato? Allora, se uno viene richiamato e il richiamo lo prende per mobbing, ci sono ovviamente dei criteri discriminatori. No? Sì, perché infatti appunto c'è da dire questo, che tanto l'ambiente di lavoro in quanto tale è comunque prolifico di situazioni conflittuali, che possono anche essere spot che capitano una volta ogni tanto, per cui insomma il nervoso, il momento della luna, insomma può capitare, si sta a stretto contatto tante ore, quindi può capitare, e non è che sempre solo la sfuriata debba per forza essere mobbing, anche se magari reiterata più di una volta. È appunto mobbing quello che comunque intanto ha comunque un intento persecutorio e poi che deve completare il suo iter con l'estromissione, per cui si va proprio a creare quel danno volutamente, reiterarlo per portare questo lavoratore mobbizzato a auto, tra virgolette, annientarsi dall'ambiente di lavoro. Invece, ma anche di recente, per esempio, la Cassazione ha ritenuto che un demansionamento non era mobbing, perché intanto, anche pur illegittimo, ne ha riconosciuto l'illegittimità, quindi ha ritenuto e ha ripristinato la situazione ex ante lavorativa, però ha ritenuto che non fosse mobbing. Su questo c'è da dire che c'è un attimo un'attività che stanno facendo per dire se però esiste comunque uno stato perdurante. Lo chiamano gli esperti del mobbing il sasso nello stagno, cioè se è vero che il dimensionamento è un unico gesto, è però vero che quella persona percepisce quell'elemento lì quotidianamente come molto frustrante, perché magari si trova a lavorare con quelli che prima erano i suoi sottoposti, quindi dentro di sé ha una percezione
di continuità e di frequenza. Certo. Però ecco, allo stato attuale no, non è neanche riconosciuto come mobbing. E mi permetto di precisare, perché è una cosa anche questa che ha richiesto degli studi recenti, neppure il bullismo scolastico o di altro tipo è mobbing, e neanche quello familiare. A volte, prima la dottoressa diceva, c'è questa disistima che nasce non solo dal rapporto di lavoro, ma poi si trasfonde anche nell'ambiente famiglia, tra gli amici, eccetera. Quello lì eventualmente è un aggravante, sì, che nella quantificazione dell'anno da mobbing si tiene conto. Può quindi il mobbing portare anche a questo, tra virgolette, doppio mobbing familiare, certo, ma il disagio familiare non può portare al mobbing. Sono come le molestie sessuali, sono fatti impugnabili. Sono comunque, insomma, dei fatti che provocano il malessere. Malessere sicuramente, sì, però che non rientrano in questa categoria. Ecco, secondo lei, dottoressa, sono più frequenti i fenomeni di mobbing con lavoratori che sono, diciamo, nuovi nell'ambiente di lavoro, oppure con lavoratori anziani? Sono più presi di mira gli uomini o le donne? Guardi, non c'è nessuna. È un fenomeno differenza. Trasversale, insomma. È un fenomeno trasversale. Un altro caso mi è capitato di questo manager che ha lavorato in questa azienda per tanti anni. Poi cosa è successo? Si è laureato il figlio del capo. Sì. Naturalmente questo figlio voleva subentrare al posto del mio paziente e hanno cominciato a insultarlo e a fargli mobbing, creandogli poi problemi. Comunque sono sia uomini che donne. La caratteristica comune: sono diversi dalla cosiddetta massa, sono persone a volte preparate, a volte che vogliono portare giustizia in cose che non sono giuste, e quindi sono un sassolino nella scarpa, oppure sono persone che devono essere eliminate. Quindi magari sono delle persone che non si adeguano, però magari non hanno la forza forse di imporre una nuova leadership, perché tante volte, insomma, gli innovatori sono stati anche persone un po' fuori dal però dal ne comune, hanno no? passate prima. Certo. E quindi non sempre c'è una testimonianza vorrei portarla anch'io, mi ricorda, ecco, queste cose, una situazione che magari non ci si aspetterebbe in un ambiente ospedaliero, ecco, per cui parliamo, insomma, di livelli occupazionali molto elevati, parliamo di primario, di aiuto, e dove il reparto era un reparto di chirurgia, uno degli assistenti era stato mobbizzato, per cui gli era stato praticamente demansionato completamente. Cioè, gli veniva impedito di accedere alle sale operatorie. Ora, per un chirurgo questo diciamo, è un demansionamento, certo, molto grave. Torneremo ancora su questi argomenti dopo una breve pausa pubblicitaria. Diamo la linea alla regia. State con noi. A dopo. Così accoglienti da sentirti a casa. Così specializzati da rispondere ad ogni tua richiesta. Così avanzata da non lasciare nulla al caso. Così sofisticata da sembrare semplice. Così attenti da costruirti un ambiente su misura. Così piccoli da chiamarti per nome, ma abbastanza grandi per esserci anche domani. Clinica Dentale a Torri di Quartesolo e Grancona. Pensa alla libertà. Pensa alla velocità. Ed ora immagina la facilità. Semplice, no? Basta pensare a noi di Wi-Fi Web. Attraverso le nostre soluzioni ADSL, HDSL, fibra ottica e Wi-Fi, potrai navigare e parlare con internet super veloce sempre 24 ore al giorno. Wi-Fi Web. Innoviamo perché ci piace. Per informazioni visita il sito www.wifiweb.it oppure telefona al numero 800 194 000. La chiamata è gratuita.